Sei giovane e hai comprato dei mobili per la tua abitazione? Lo sai che quest'anno hai diritto a un importante vantaggio fiscale? Io sono Riccardo Lievi e sono un dottore commercialista e oggi ti darò un po' di risposte a queste domande. Innanzitutto ti devo dire che quest'anno è stato confermato ancora il bonus mobili legato alle ristrutturazioni. In cosa consiste questo bonus mobili? Sostanzialmente, se tu hai un'abitazione e hai fatto delle ristrutturazioni e hai anche comprato dei mobili o dei grandi elettrodomestici per questa abitazione, hai diritto al rimborso del 50% della spesa in 10 anni fino a 10.000 euro. Ma quest'anno c'è un nuovo bonus fiscale, il cosiddetto bonus giovani coppie. In cosa consiste questo bonus giovani coppie? Sostanzialmente ti viene restituito il 50% della spesa che hai sostenuto per l'acquisto dei mobili fino a 16.000 euro in 10 anni. Ma quali sono i requisiti per usufruire appunto di questo bonus giovani coppie? Innanzitutto bisogna essere una coppia che sia o sposata nel 2016 o negli anni precedenti, oppure che sia una coppia convivente da almeno 3 anni. Per attestare questa convivenza è sufficiente un'autocertificazione. Poi bisogna essere giovani. Cosa vuol dire? Vuol dire che almeno uno dei due deve avere meno di 35 anni nel 2016. Terza condizione è che la coppia abbia comprato o quest'anno o l'anno scorso un immobile da adibire ad abitazione principale. Quindi se tutte queste tre condizioni sono state rispettate e sono stati appunto comprati dei mobili ma non dei grandi elettrodomestici, perché per questa agevolazione non valgono gli grandi elettrodomestici, hai diritto a rimborso fino a 16.000 euro del 50% della spesa in 10 rate. Ma quali sono gli adempimenti per aver diritto a questo bonus? Nulla di molto complicato. Sostanzialmente devi innanzitutto farti fare la fattura da chi ti vende i mobili e poi devi pagare con un mezzo di pagamento che sia tracciato, quindi o un bonifico o una carta di credito o una carta di debito, sostanzialmente il bancomat. Tieni tutta la documentazione e portala a chi ti farà il modello 730. Penserà poi lui a farti avere questa restituzione in 10 anni. Attenzione, questo bonus mobili delle giovani coppie non è cumulabile con l'altro bonus che ti ho detto prima con le ristrutturazioni, quindi o un bonus mobili giovani coppie o un bonus legato alle ristrutturazioni. Bene, io spero di averti dato un po' di risposte alle domande. Se questo video ti è piaciuto, sentiti libero di condividerlo e io ti do appuntamento alla prossima puntata delle pillole fiscali dello Studio Lievi. Ciao, alla prossima! Grazie.